La partita è finita 3-0 per gli ospiti. Il microfono va al signor Natale Gatto, direttore generale del Gallico Catona. A lui il microfono per un commento su questa partita. Niente, intanto volevo ringraziare la società calcistica Spinella per l'ospitalità che ci hanno dato. Poi oggi i ragazzi hanno fatto una grande partita. Noi giochiamo, diciamo, disputiamo il campionato under con la squadra, la maggior parte della squadra allievi, e quindi siamo contenti di questa, di questi risultati dopo un avvio un poco abbastanza deludente. Ora la squadra è dalla sesta vittoria consecutiva che fa, siamo contenti di questo cambiamento dei ragazzi. Ottenuto fuori casa contro una squadra tra le migliori di questo campionato. Sì, sì, apposta siamo contenti, oggi siamo contenti qua tutti i dirigenti, perché abbiamo visto un miglioramento dei ragazzi abbastanza buono. Ha funzionato tutto oggi in difesa, al centrocampo, all'attacco? Sì, sì, ha funzionato tutto, tutto alla perfezione. Grazie alla, diciamo, ai responsabili del settore giovanile, Malavenda, D'Ascola, Reitano, il mister Gian Domenico, e stanno facendo ottime cose in questo settore giovanile. Speriamo di cambiare andamento pure con la prima squadra. Questo. Sentiamo anche l'opinione del signor Vincenzo Postorino, altro dirigente del Gallico Catona. Sì, buonasera, anche io volevo ringraziare intanto la società del merito per l'ospitalità e della gentilezza che ci hanno riservato, essendo loro una società veramente di bravissime persone. Credo per il risultato, voglio dire, parla chiaro, abbiamo battuto una grande squadra, eravamo terzi in classifica a Paiate, quindi la nostra vittoria ha ancora più valore, perché abbiamo battuto veramente una buona squadra, il merito è una buona squadra. È vero che sul calcio di rigore c'è stato, diciamo, un po' di contestazione, ma è anche vero che il Gallico Catone abbia dominato l'incontro sfiorando a ripetizione la marcatura. Guardi, io credo che come all'andata il merito ha vinto meritatamente a Gallico, perché hanno meritato di vincere lì a Gallico, io credo che oggi abbiamo meritato noi di vincere, a prescindere da qualche azione dubbia, ecco. Bisogna essere onesti e dire questo. Il gioco del calcio è bello perché si vince e si perde. La squadra della Polisportiva Meritese ha vinto all'andata con il calcio Gallico, anzi con il Gallico Catona, e oggi ha perso, però a nostro avviso, l'abbiamo detto anche nella nostra telecronaca, ha pesato in qualche modo un calcio di rigore negato alla squadra di casa e invece clamorosamente concesso ai... Certo, gli ospiti non avevano bisogno di quel rigore perché oggi hanno meritato di vincere la partita. Però questa è la nostra opinione, che può non coincidere con quella del dottor Giuseppe Macheda, allenatore della Polisportiva Meritese, a cui giriamo il microfono per sentire la sua opinione. Buonasera, e fondamentalmente condivido quello che ha detto lei, professore, perché non dico che l'arbitro abbia influito sul risultato, perché gli avversari hanno meritato nettamente la vittoria, perché noi non siamo scesi in campo, sono stati superiori a livello tecnico, agonistico, tattico, quindi merita a loro che hanno vinto meritatamente la partita, come l'abbiamo vinta meritatamente noi all'andata. Ci sta, si vince e si perde, però quello che dico ai ragazzi è si può anche perdere, però bisogna giocarle le partite, ed è una cosa che noi oggi non abbiamo fatto. E mi dispiace, l'unico rammarico fondamentalmente è quello. Sì, ci poteva stare il rigore per noi, potevano non chiamarla loro, però sono cose secondo me fine a se stesse, perché non avremmo meritato, anche se nonostante abbiamo giocato male nel primo tempo abbiamo avuto tre nitide occasioni, però se non la butti dentro partite non ne vinci. Però come dico, come ho detto prima, non mi è piaciuto l'approccio dei ragazzi alla partita, che perché se una squadra vince contro la Regione Mediterranea, che quanto so ha pareggiato a Bocale, quindi molto probabilmente andrà a vincere il campionato, non può fornire una prestazione come quella di oggi, non perché si è perso, perché è una buona squadra, non è che giocavamo contro gli ultimi arrivati, però non abbiamo neanche cercato, non abbiamo avuto la voglia di cercare di vincere la partita, e questo non va bene. Panettoni, torrone e petrali non ci azzeccano, le frittole e le cicciole nemmeno,
cosa non ha funzionato? Oddio, che non ci azzeccano non lo so, perché ho visto i ragazzi non in una grande condizione fisica. Poi è stato un periodo in cui spesso e volentieri sono mancati gli allenamenti durante la pausa natalizia. Ci sta, sono ragazzi, sicuramente faranno tardi la sera, usciranno, vogliono staccare un po' la spina sia dalla scuola che dal resto. Però giustamente... quanto abbia influito questo scenario da zanna bianca? Vabbè, relativamente, perché poi quando si comincia Refoli etnei, soffioni siberiani, freddo polare. Vabbè, quando poi si comincia a giocare, bene o male il clima si stempera. Inizialmente può influire molto il freddo, però una volta fatto il riscaldamento, cominciata la partita, quando c'è lo stacco dal primo e secondo tempo può essere un aspetto fondamentale. Infatti noi fondamentalmente il secondo tempo non siamo proprio entrati in campo, però è una giornata che è andata storta. Complimenti agli avversari che non hanno rubato nulla, anzi hanno meritato ampiamente di vincere la partita. Ammette la sconfitta il trainer Macheda, come è nel suo stile, non si rifugia mai dietro un dito, accetta il risultato del campo, oggi ha meritato di perdere. Sì, indubbiamente, è una partita che non meritavamo, per quello che abbiamo espresso in campo non sarebbe stato giusto nei confronti degli avversari. Certo, sarebbe venuto fuori un altro risultato, l'avremmo preso volentieri, però ci sta la sconfitta e spero che faccia crescere i ragazzi, perché non è modo come si può perdere una partita, no? Il problema non è la sconfitta ma come si è perso.